Arstein. Rosso nero, rosso nero, rosso nero, rosso nero, rosso nero, yeah. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi parleremo di Milan Celtic, finita 4-2, faremo un'analisi generale e le pagelle. E parleremo anche di calciomercato. Vi darò due notizie, una appunto che vedete sul titolo e sulla copertina, e un'altra che è un derby tra Milan e Inter. Prima di partire però con le notizie e con le pagelle, volevo dirvi una cosa importante. Stasera sarò in live sul canale dei fratelli FCM. Vi lascerò il link del canale in descrizione. Iscrivetevi, vi aspettiamo numerosi stasera in live. Parleremo di Inter, Milan, Roma, Juventus, insomma, calcio in generale, quindi vi aspettiamo numerosi e iscrivetevi al loro canale, anche se sono della seconda squadra di Milano, sono molto competenti e meritano. Quindi iscrivetevi, vi lascio il link in descrizione. Per il resto ragazzi, allora, conto su di voi per stasera, quindi mi raccomando, vi aspetto numerosi live su quel canale. Lasciate like, condividete, iscrivetevi e attivate la campanellina per restare aggiornati. Siamo quasi a 2900, mi raccomando, se siete nuovi, iscrivetevi. Detto questo, partiamo con il video. Allora, partiamo con le pagelle di Milan Celtic, finita 4-2. Una super rimonta, in particolare, ragazzi, Auge, Brahim Diaz, Çalhanoğlu, secondo me, migliori in campo. Abbiamo giocato male i primi 20 minuti, poi fortunatamente ci siamo ripresi e abbiamo dimostrato di essere una grande squadra che va oltre i problemi, perché purtroppo ieri l'unica nota negativa è l'infortunio di Kier, che si è fatto male alla coscia destra. Secondo me, anche se gli esami non sono ancora usciti, secondo me 10 giorni, 2 settimane, se va bene, resterà fuori. Perché comunque un infortunio muscolare, secondo me, non lo farà tornare subito in campo. Io l'ho sempre detto, ragazzi, in estate, serve un difensore centrale. Non lo dicevo a caso, ragazzi, non lo dicevo a caso, perché abbiamo Kier e Romagnoli, che sono due super titolari, secondo me. Però poi abbiamo Musacchio, Duarte e Gabbia, che sì, è un buon giocatore, però non è a livello di Kier e Romagnoli. Quindi, anche per questo, a gennaio, speriamo di prendere un difensore comunque buono da schierare come riserva di Kier e Romagnoli e magari, perché no, in futuro fare titolare. Comunque, facciamo le pagelle di Milan Celtic. Donnarumma, voto 6,5. Anche ieri ottima partita di grinta, di personalità, guida la squadra. Mi è piaciuto tantissimo anche ieri. Non ha dovuto fare particolari miracoli e secondo me sui gol non è colpa sua, perché è un sinistro all'angolino imprendibile e un pallonetto con cui lui non poteva niente, ragazzi. Quindi Donnarumma comunque si merita un 6,5 secondo me. Poi, a destra giocava Dalot, che secondo me si merita un 6+. 6+ perché, allora, in difesa, secondo me così è così, secondo me. In attacco abbastanza bene, si è fatto vedere un paio di volte sul fondo, però secondo me è un po' ancora troppo timido, dovrebbe far di più. Quindi 6+ per Dalot. Poi, purtroppo, Kier li do senza voto perché ha giocato 10 minuti, è uscito dopo pochi minuti. Gabbia, 5,5 e Romagnoli, 6,5. Allora, 5,5 perché Gabbia è stato molto disattento su due gol e deve far di più. Romagnoli invece al contrario è stato un buon leader quando è uscito Kier su Gabbia e non ha rischiato tantissimo, quindi 6,5. Teo Hernandez, voto 7, non ho più parole per questo calciatore che ormai ogni partita ci sorprende. Anche ieri tantissima spinta, si fa trovare sempre pronto in fase offensiva, quindi anche per lui ieri 7. Poi Krunic, voto 5 perché non mi è piaciuto. È colpa sua se abbiamo subito un gol, sicuramente. Il secondo, secondo me, la colpa è divisa tra lui e Gabbia. Quindi, secondo me, ieri Krunic peggiore in campo, voto 5. Kessié, voto 6,5. Ottima partita di Frank Kessié anche ieri, che corre tanto. Qualità non si discute. Un centrocampista completo, ragazzi, veramente, tanta roba. Poi, Tonali e Bennasser, quando sono entrati? Allora, Tonali 6,5 perché è in crescita, sta crescendo sempre di più ogni partita, si vede che Pioli ci sta lavorando e sono contento. Bennasser pure 6,5 perché quando è entrato fa la differenza, recupera tanti palloni e deve soltanto continuare così. Poi Castiglieco, voto 7 anche ieri, come contro il Lille, partita di sacrificio, ci mette anima, corsa, grinta e segna anche, quindi ottimo. Çalhanoğlu insieme a Auge, secondo me, migliore in campo, voto 7,5. Non sbaglia niente, gioca 60 minuti anche perché dobbiamo preservarlo per Genova contro la Sampdoria, però impeccabile anche ieri, sia sotto dal punto di vista di qualità ma anche di quantità, si impegna tantissimo, quindi 7,5. Hauge, migliore in campo, voto 8. Gol splendido, ragazzi, veramente, gol splendido, passa in mezzo a 3 con un destro a giro, la mette all'angolino basso. Che dire, ragazzi, anche in fase difensiva si sacrifica molto e si impegna, quindi
Nulla da dire, ragazzi. Brian Diaz, quando è entrato al posto di Chala, voto 7 perché ha realizzato il gol con un tocco sotto, diciamo, sublime. E gioca bene, ragazzi, ha talento, si vede, il talento non gli manca, quindi deve continuare così. Rebic, secondo me, per quanto riguarda l'attacco, il peggiore, però sufficienza per lui, voto 6, perché comunque ha corso, non gli si può dire niente. Deve migliorare dal punto di vista della finalizzazione, però non è il suo vero ruolo, ragazzi. Si vede che Rebic è un esterno o comunque una seconda punta, quindi è un po' difficile sto periodo per lui. E Colombo senza voto perché appunto è entrato 10 minuti e non mi sento di dargli un voto. Quindi ragazzi, altra partita ottima del Milan con una vittoria, sono molto felice, fatemi sapere cosa ne pensate e soprattutto se siete d'accordo con le mie pagelle. Ora, dopo questi 5 minuti, passiamo alle notizie di calciomercato. Allora, partiamo subito da quella della Juventus. Praticamente, allora, il Milan sembrerebbe aver messo gli occhi su Sami Khedira. Vi dico già la mia opinione, Khedira assolutamente no, non lo voglio, ragazzi. Khedira è un ottimo giocatore, secondo me fino a 2-3 anni fa, ma si infortuna sempre, è vecchio, prende un ingaggio pesante. Secondo me, ragazzi, Khedira non è il giocatore giusto per il Milan, sono proprio onesto, ve lo dico sinceramente. Volevo fare un video di questo tipo perché comunque la notizia era importante, perché comunque quando si tratta di colpi in orbita Juventus, Inter e comunque squadre importanti, ve li porto. Ma in questo caso, ragazzi, io dico assolutamente no. Khedira non lo voglio, anzi, poi secondo me, comunque, noi che giochiamo col 4-2-3-1, Khedira non potrebbe fare il mediano, lui è una mezzala. Quindi non sarebbe neanche proprio, come si dice, un giocatore da inserire nel vero ruolo, nel nostro modulo. Poi, ragazzi, è vecchio. Il rendimento non è più quello di una volta, i gol gli mancano, gli infortuni sono veramente soventi, quindi secondo me Khedira non è un giocatore che ci serve in questo momento. Comunque oggi riportano queste notizie diversi giornali, diversi giornalisti, quindi ci tenevo a portarvela anch'io. Ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, e io però dico di no assolutamente, perché se dovessi scegliere un centrocampista non andrei su Khedira per diversi motivi, quelli che vi ho appena detto. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate voi. Comunque, ragazzi, se lo prendiamo, in caso, sarà per una cifra irrisoria, saranno 5-6 milioni di euro a gennaio, perché andrà a scadenza parametro zero con la Juve. Non credo che la Juve lo rinnoverà, quindi pur di farci qualche milione lo cederà. Però magari, vabbè, come magari quarto centrocampista potrei anche dir di sì. Però come titolare assolutamente no, ragazzi, non ci serve. Come titolare no, magari come riserva, magari come quarto ci può stare, però non di più, ragazzi, non di più, io la penso così. Fatemi sapere cosa ne pensate. Altra notizia che già vi ho portato circa 10 giorni fa è quella che riguarda Olivier Giroud, giocatore del Chelsea, francese, punta, che ora sta trovando abbastanza spazio perché comunque sta giocando molto bene e sta rendendo al massimo ed è molto sottovalutato, secondo me, perché il Chelsea, vi ricordo, a Werner, che lo sappiamo tutti che giocatore è, e Abraham, che è un giovane fortissimo inglese che l'anno scorso ha fatto diversi gol. Nonostante questo, Giroud comunque l'altra volta in Champions era lui titolare, indovinate? 4 gol, poker di Giroud. Questo giocatore non a caso lo vogliono in tanti, comunque come vice magari Ibra o anche la Juve l'anno scorso come vice Higuain, l'Inter come vice Lukaku, perché è un giocatore molto sottovalutato, ragazzi. È un giocatore che ha esperienza, che gol li fa in tutti i modi, la tecnica non gli manca, il fisico neanche, il carisma neanche, ha tutte le carte in regola per giocare in una grande squadra e giocare bene. Il Milan appunto pare che si stia sfidando con la Juve e con l'Inter per prendere Giroud a gennaio. Appunto sappiamo che al Milan serve un vice Ibra, gli manca appunto questo giocatore perché Colombo non è ancora pronto, Rebic l'abbiamo visto, non è un vice Ibra, Leao secondo me rende al meglio da esterno, quindi al Milan serve di sicuro un vice Ibra e un difensore centrale a gennaio. Giroud sarebbe una bella opzione, ragazzi, io lo prenderei sicuramente per questi motivi: ti garantisce rendimento, i gol li mette, il fisico ce l'ha, la tecnica, è una punta comunque in stile Ibra, ovviamente non ha la tecnica di Ibra, però diciamo che è una punta di stazza, ti tiene i palloni, ti fa salire la squadra e secondo me in un 4-2-3-1 potrebbe fare molto bene, anche avendo esperienza comunque in Europa, quindi in Europa League farebbe bene, in campionato, in Serie A secondo me sarebbe un ottimo attaccante. Quindi vedremo. Poi per Giroud, sinceramente io rispetto a Khedira sono molto sono molto positivo verso questa operazione e approvo in pieno se il Milan andrà a prendere Giroud a gennaio. L'unico intoppo potrebbe essere l'ingaggio, che è leggermente alto, però si potrebbe ritoccare, magari abbassare di un milioncino, perché Giroud mi sembra che prende 3 milioni e mezzo, però si potrebbe fare, ragazzi, io lo prenderei sicuramente. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi, aspetto un vostro commento, mi raccomando, like, condividete, iscrivetevi e attivate la campanellina, aspetto tante iscrizioni, conto su di voi, ci manca poco per il Lumina 900,
Poi andiamo verso i 3.000, ragazzi, gli ultimi 100 per andare verso i 3.000 e speriamo di arrivarci al più presto entro la fine dell'anno. Conto su di voi. Vi ricordo, stasera sarò in live sul canale dei Fratelli FCM, vi lascio il link in descrizione, iscrivetevi al loro canale e vi aspetto stasera in live con tante domande rispetto al Milan e anche al calcio in generale, ovviamente, perché parleremo di tutto. Lascio anche il mio profilo Instagram qua in descrizione e niente raga, per questo video è tutto. Ci vediamo domani con un prossimo video, sempre Forza Milan, bella!